l'hai detto! Qui Harold, Thomas e Percy. Salve, amici. Passo. Harold! Harold l'elicottero! Wow! È davvero fantastico vederti! Ricevuto. A voi la parola. Passo. Primo ufficiale Percy, siamo di fronte a una deviazione dell'oceano! Andiamo a sinistra, verso le mucche! Credo che ci tenga molto a farti vedere quelle mucche. Sì, io e Thomas stiamo proprio consegnando un sottomarino! Il binario a sinistra! Dobbiamo andare verso le mucche! Sono delle belle mucche! Beh, ho una consegna al porto. Passo e chiudo. Ciao, Harold! Ci vediamo presto! Oh, non riesci a sentirmi con quelle eliche! Oh? Percy? Stai bene, Percy? Scusa, capitano, non ti sentivo con il rumore delle eliche di Harold. Sì, neanch'io ti sentivo. Le sue eliche sono rumorose. Ma Harold è fantastico. Assolutamente sì. Ma ci serve un modo per comunicare e capirci nel caso ci fossero degli altri rumori. Anche se ci sono dei rumori, i nostri fischietti sono più rumorosi. Facciamo così. Un fischio significa sì. E due no. Grandioso! E un fischio più lungo vuol dire più veloce. E due più piano. D'accordo, chiaro. E quattro scoppiettii veloci per dire velocissimo. Uno scoppiettio e mezzo per dire un pochino più veloce. Tre fischi veloci per fermarsi e poi per ripartire. Allora, sono molte cose da ricordare. Allora tutto chiaro? Beh, bene. Rimettiamoci sui binari. Primo ufficiale Percy, attraversiamo velocemente quella galleria. Un lungo fischio. Ok, quello era un lungo fischio. Significa vai più veloce. È riuscito a capirmi. Ok, allora andiamo. Oh, il ponte è sollevato, dobbiamo fermarci. Sono tre fischi. Che cosa significano 12 fischi? Forse Percy non riesce a sentirmi dall'altro lato della montagna. Devo trovare un altro modo. Oh! Eh? Oh, forte! Thomas mi sta segnalando di fermarmi. Segnalando di fermarmi! Stop! Un'altra giornata tranquilla sul fiume, Thomas? Molto, molto tranquilla. Andiamo! Avevano mai visto nulla di simile. Oh, grandioso! Abbiamo quasi raggiunto la costa. Niente più gallerie buie. No, soltanto splendide campagne panoramiche. Eh? Il ponte è alzato. E senza elettricità non possiamo abbassarlo. E ora che cosa facciamo? Cana, tesoro, tu puoi fare qualcosa? Cana, pensi di poterti collegare al ponte come hai fatto con la galleria? Che idea elettrizzante! Scopriamolo subito! Posso collegarmi e alimentare il ponte! Niente corrente, nessun problema! Senza forze. Ho esaurito la batteria. Non fa niente. Andate a Bickerstown. Io me la caverò. No! Attaccati a me, Cana! È tutto collegato, giusto? Beh, ora tu sei collegata a me e io ti porterò a Bickerstown! Bel lavoro, Percy! Sulla
sinistra potete ammirare il faro di Vickerstown. Ora è spento, ma quando è acceso è... Spettacolare! Davvero incredibile! Davvero magnifico! Ti ringrazio! È stato senza dubbio un tour panoramico, proprio come dicevi tu! Beh, l'elettricità è tutta collegata, ma lo siamo anche noi! Ce l'abbiamo fatta insieme! Sì! Questo tour panoramico è stato a dir poco brillante! Caspiterina, come sono simpatica! È vero! Molto spiritosa, Clarabel! Ciao ragazzi, sono di nuovo carica e pronta a partire! Perché non ci colleghiamo tutti per il viaggio di ritorno? Ottima idea! Io farò strada! Elettrizzante! Non mi sembra di vedere niente. Neanche a me. Magari se muggiamo come abbiamo fatto stamattina, loro ci risponderanno e le troveremo. È come un gioco d'ascolto. Questa è musica. Viene da quella parte. I trattori muggiscono? No, ma le mucche sì! Urrà! Ce l'abbiamo fatta! 4 mucche trovate, 6 a zampa libera! Con un mumu qui e un mumu lì, qui un mumu lì, un mumu ogni dove mumu! Questa è musica! Lì un mumu ogni dove un mumu! Con questa sono 5! E con questa sono 6! Qui umu, lì umu, ogni dove umu. 7 mucche! E ora muoviamoci! Siamo tornati! E giusto in tempo! Ho riparato il cancello così le mucche possono tornare a casa! Vado piano piano! Mucche, è la vostra fermata! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9! Dieci mucche! Siete stati bravi a tenerle tutte d'occhio. Vi sarete concentrati molto. In realtà abbiamo giocato. Avete giocato? Sì! Abbiamo fatto dei giochi che ci hanno aiutato a concentrarci. Beh, sembra abbiano funzionato. A proposito di giocare, chi vuole cantare nella vecchia fattoria tornando a casa? Io! Anch'io! Suppongo potrei unirmi a voi. Nella vecchia fattoria, ia, ia, oh! Quante mucche, zio Mecco! Forse non dovremmo parlare di mucche. Cani? Perfetto! Con un bau bau qui e un bau bau lì, in ogni dove bau bau. Nella vecchia fattoria! Ciao, Thomas! Ciao! Non hai fischiato nel tunnel, ti senti bene? Gordon non vuole che fischi durante la consegna. Ma senti qua! Grandioso! Ed è ciuffo fantastico fischiettare quando si porta un carico a destinazione. Lo so! Gordon non vuole che mi diverta a modo mio. Ti stai riferendo al tuo parco giochi di stamattina? Oh, ecco perché se ne sono andati. Le salite ripide ti spaventano. Sì, moltissimo. E per questo non le trovi divertenti? No, per niente. Infatti, il mio giro della morte non ti piaceva perché ha una salita ripida. Sì, esatto.
quindi il mio super divertentissimo giro della morte per te era super... spaventosissimo! Oh, Percy, non volevo farti sentire a disagio. E non ero l'unico. Oh? Ciao, Damas! Percy, aspetta! Puoi farcela, puoi farcela! Ciao, Kana! Devo concentrarmi, per me è difficile fare le curve. Oh, giusto, come nel percorso a zigzag. Per questo non ti sei divertita stamattina. Sì. Ehi, Kana, mi dispiace. Ciao, tanto. Aspetta! Ti ha detto che il fang è divertente. In effetti è piacevole sulle ruote. Oh, ecco perché continuavi a saltare nel fango invece di superarlo. Oh? Ora ho capito cosa ho sbagliato. Ho fatto delle regole perfette per me. Invece ognuno si diverte a modo suo. Ora so come rimettere tutti in pista. Ciao, amici. Ho una sorpresa per voi al percorso a ostacoli. Venite a vedere. Io devo spazzolarmi la ciminiera, ecco. Sì, e io devo andare a ricaricarmi. Se ve lo chiedessi come piacere, piacerissimo tra amici? D'accordo, Thomas. Andiamo a vedere questa sorpresa. Ta-da! Il nuovo e migliorato super extra incredibile parco giochi! Ho capito che ognuno si diverte a modo suo. Quindi ho creato un nuovo tracciato con qualcosa di speciale per ognuno di noi. Ti piace la nuova zona delle super accelerate? È elettrizzante! Thomas non riuscirà mai a battermi! Prossima fermata, Whiff! È il momento di mettere il turbo! Vai, Thomas! Preparati ad essere superato perché Diesel è tornato! Oh, io lo so, e lo sai tu, arriverò per primo su. Questo dovrebbe rallentarlo. Eh? Ci vediamo al traguardo! Oh, io lo so, e lo sai tu, non devi vincere più. È davvero pesante! Oh no! I vagoni! Si picchia! Ci è mancato poco! Percy, abbassati! Caspita! Tranquillo, Thomas! Ho scambiato i binari per fermare i vagoni in fuga! Carly, quello è un binario morto! Guarda! Ops! Così finirò per cadere anch'io! Forza, dobbiamo rimetterti sui binari. A che servirebbe? Diesel ha troppo vantaggio, non vincerò mai la gara. Allora è vero che non sono la locomotiva numero uno. Sei ancora il numero uno per me. Si può essere una brava locomotiva senza vincere una gara, Thomas. E hai promesso a Gordon di consegnare il suo carico a qualunque costo. In effetti... avete ragione! Ho detto parola di Thomas! Ed è una promessa! Oh, io lo so! E lo sai tu! La promessa conta di più! Noi lo sappiamo! E lo sai tu! Ti spingeremo fin lassù! Grazie ancora, amici! Il mio piano non ha funzionato! Adesso non riusciremo mai a portarlo alla parata! Aspetta! Sta tornando indietro! Quasi!
mio vapore non fa che allontanarlo. Aspetta un secondo. E adesso è più lontano di prima. Questo significa che possiamo usare il vapore per spingere il palloncino dove vogliamo. Ma anche se lo spingessimo fino a Vicarstown non riusciremmo mai a prenderlo lassù. Allora è il momento di improvvisare. Improvvisare? Sì, sai, inventare sul momento. Allora, ok, improvvisiamo. Ehi, se spingiamo fluttuante verso la montagna a Belvedere, potremo prenderlo dall'alto. Ma come faremo a riagganciarlo a te, Nia? Sandy e Carly hanno dei ganci. Sì, vado a chiamarle. Andrò a velocità massima e vi aspetterò sulla montagna. Grazie, Kana. Andiamo, Thomas, so come arrivare. Un po' di vapore qui e un po' di vapore lì. Ehi, guarda! Ci sono Carly e Sandy con Kana! Siamo qua su! Ehi là! Ehi, voi, laggiù! È il momento! Diamo al palloncino un'ultima spinta! 3, 2, 1! Andiamo! Sta andando più in alto del previsto. Non preoccuparti. Ci penso io. Ci penso io. Sì! Bravo, lavoro! Sì! Assolutamente fantastico! Nessun tetto sui fumaioli. Cosa? Niente muri dietro ai respingenti. Io non ci avevo neanche pensato. E la musica della foresta tutti intorno a noi. Io ho tanta paura di dormire lontano da casa. Perché non ce l'hai detto prima? Non volevo che pensaste che sono un treno fifone. È normale essere agitati. Anche io avevo paura di dormire fuori casa. Anche io. Voi? Davvero? Assolutamente sì. Fare il campeggio nei boschi può sembrare spaventoso, ma è anche molto divertente. Proprio così. Ci sono così tanti giochi che si possono fare. Davvero? E quali? Ecco il trenino che allegro va e dolcemente dalla ciminiera il vapore sbufferà. Guarda quante costellazioni, Percy! Quello è treno! Oh, bilanciere! E quella è la piccola carrozza! Credo tu voglia dire toro, bilancia e il piccolo carro! Sapete una cosa? Forse sta iniziando a piacermi il campeggio! Mi fa piacere, Percy! Perché credo sia ora di andare a dormire! Dormire? Sì! Ci aspetta un'altra lunga giornata domani. Sarà meglio riposarci, così potremo fare la nostra consegna. Buonanotte, Thomas. Buonanotte, Nia. Buonanotte, Percy. Thomas! 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 Sì, Percy?
Per fortuna sei sveglio. Adesso sì, ma cerchiamo di non svegliare Nia. Troppo tardi. Che succede, loco amico? Ci sono così tanti rumori strani qua fuori. Come questo? È soltanto il cri-cri di un grillo canterino. Stavamo inseguendo un arcobaleno. Sì, ogni volta che ci avviciniamo lui si allontana. Aspettate un attimo, per caso l'arcobaleno che state cercando ha i colori rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco e viola? Sì! L'hai visto? Allora siete più vicini di quanto pensate. Oh, eccolo là! Avanti, andiamo a vedere cosa c'è alla fine di quell'arcobaleno. Cosa c'è alla fine dell'arcobaleno? Forse una grande cesta piena di fischietti. Ehi, aspettatemi! Adesso niente potrà più fermarci! Wow! Non avevo mai visto quella montagna prima d'ora! Sì! Vedo l'arcobaleno, ma non un modo per salire sulla montagna. Questi binari portano attorno alla montagna, non sopra. Oh, non c'è speranza! Senza dei binari fino alla cima non raggiungeremo mai l'arcobaleno! È impossibile! Che cosa è impossibile? Lassù c'è un arcobaleno che vogliamo raggiungere! Forte! Sembra che il binario si possa raggiungere da dietro i cespugli. Hai trovato l'ingresso segreto! L'ho fatto! Voglio dire, l'ho fatto! Ma come ci arriviamo? Il binario è rotto! Non vi preoccupate! Un binario per l'arcobaleno sta per arrivare! Non temere! Sandy e Carly, i vostri problemi saprà risolvere! Clack, clack, qui! E uno snap lì? Qui un clack, lì uno snap, ovunque un clack snap! Presto! L'arcobaleno sta scomparendo! Qui un clack, lì uno snap, ovunque un clack snap! Ecco il nuovo collegamento realizzato da Sandy e Carly! Grazie! Forza, amici miei! Tutti a velocità massima! Ah, alla fine dell'arcobaleno! Hey! Che sorpresa troverai! Alla fine dell'arcobaleno che c'è? Tu non ci crederai! Hey! Ci siamo quasi ormai, siamo vicini, sì! L'arcobaleno finisce! Fine dell'arcobaleno! Wow! Che arcobaleno favoloso! Ce l'abbiamo fatta! Diesel! È troppo lontano per sentirci! Prenderemo una scorciatoia, così riuscirò sicuramente ad arrivare in tempo! Oh no! È andato a destra verso il canyon delle frane! Quei dossi! Mega potrebbe esplodere in qualsiasi momento! Andiamo! Dobbiamo raggiungerlo! Non posso fare tardi! Oh! Non ho il tempo di rallentare su questi dossi! Ma... così rischio di danneggiare il mio carico! Sta rallentando! Sì, ma Thomas! Noi invece no! No! Qui. C'è stato uno scambio con il tuo carico! Hai preso Mega per sbaglio! Mega? Sì! Quel vagone farà esplodere coriandoli in tutte le direzioni! Kaboom! Coriandoli? Oh, adesso ho capito! Un altro scherzo, vero? Sì, ok, ha, ha. No, no! Questo non è uno scherzo! Stiamo cercando di aiutarti! Questo è il tuo
carico. Come se io potessi davvero cascarci. Ora, se volete aiutarmi, lasciatemi fare il mio lavoro. Non ha creduto alle nostre parole. Anche se arriverà in tempo, non avrà importanza se consegnerai il carico sbagliato. Che cosa possiamo fare? Ti dirò che cos'è che non faremo. Non ci arrenderemo mai. Niente potrà fermarmi stavolta. Oh no, neanche voi. Bel tentativo. Nessuno potrà impedirmi di consegnare questo carico in tempo. Ma per essere sicuro che quei burloni non cerchino di rallentarmi con i loro scherzetti. Dov'è andato Diesel? Laggiù! Ci ha deviati su un altro binario. Ed è quasi arrivato al porto di Brendam. Quando arriverà con Mega, i suoi sogni di consegnare in tempo andranno in fumo. Dobbiamo recuperare il tesoro! Non fartela scappare nella torre oscura! Eccola lì! Ormai non ha scampo! Per questi impavidi cavalieri, la vittoria è vicina! Thomas, che cosa stai facendo con quella palla nella mia zona di carico? Non è affatto una palla, Cranky! È un tesoro magico per la fata regina! Beh, questa sì che è nuova! Ho parlato troppo presto! È stata molto astuta! È stato bello finché è durato! Boxy? Cranky, aspetta! Quel carro merci non doveva essere imbarcato! E quindi dove dovrebbe andare? Ottima idea, Boxy! Cranky, potresti caricare anche me su Bulstrode? Suppongo di sì! Forte! Sembra quasi di volare! Sì, immagino proprio di sì. Grazie, Cranky! Ehi, Bulstrode, dobbiamo inseguire quella sfera! Quale sfera? Io qui vedo soltanto una vecchia palla. Quella non è una palla qualunque. Quella è la sfera del destino! Siamo cavalieri alla ricerca del tesoro magico. Oh, ma io adoro le avventure. Coraggio, amici. Andiamo a prendere quella sfera. Oggi il mare è un po' agitato. Sì, è in arrivo una tempesta. Sta attento, Boxy. Oh, no. Oh, è giunto il momento di fissare quel carro merci. Aspetta. C'è Skiff. Salve, Skiff. Skiff! Ehi là! Guarda chi c'è! Oggi è una giornata molto movimentata! Potresti darci una vela? Noi stiamo cercando di riportare la sfera del destino. Arriva! Sarebbe quella vecchia palla là dietro. Oh, ma certo! Me la riporto subito, arriva! Ecco fatto! Gran bel lavoro, Skiff! Ti ringrazio! È stato un piacere! Ora sarà meglio che ammaini la vela e rientri in porto! Ciao, Skiff! Oh, grazie, capitano! È stato un piacere, cavaliere! Stai bene, Percy? Qui è ancora più buio! Beh, però... Lo so, gli agenti segreti adorano il buio! Un agente, tu lo sai, non teme il buio mai. Anche al buio, tu lo sai, il mistero svelerai. Quando è buio vivrai missioni avventurose. Un agente, tu lo sai, non deve aver paura. Se un amico troverai nella notte ancor più scura. Quando è notte scoprirai cose molto misteriose. Quando è buio vivrai missioni avventurose. Un agente tu lo sai.
nel buio mai. Un agente tu lo sai, non teme il buio mai. Drago alla carica! Udite, udite, ecco i cavalieri. Ci aiutiamo, come amici veri. Fino in cima ci posso arrivare. Quando sono su vi lascio continuare. Dividersi il lavoro è uno spasso. Nia, è il tuo turno, vai, sei un asso. Udite, udite, regine e re. Aiutarsi è la cosa più bella che c'è. Andare in discesa tocca a me. Vado piano, è più prudente. Dividersi il lavoro è uno spasso. Cana, è il tuo turno, vai, sei un asso. Udite, udite, cavalieri siamo. Facciamo a turno e non litighiamo. Quando serve velocità arriva Cana, la sua specialità. Dividersi il lavoro è uno spasso. Persi è il tuo turno, vai, sei un asso. Curvo, giro, dove si va? Fate largo al cavaliere, hi-ha! Udite, udite, ecco i cavalieri. Ci aiutiamo come amici veri. Cinque. A vapore! Portiamo la casa a destinazione, amico mio. Diamoci dentro, amico. Mai che due tipi come noi possano fare squadra e poi divertirsi così. In ognuno puoi trovare un amico che dividerà le rotaie con te. A volte è dura sapere che il tuo migliore amico non c'è. Allora lascia che un nuovo amico faccia un po' di strada con te. In ognuno puoi trovare un amico che divida le rotaie, moltiplichi le gioie, divida le rotaie con te. Alla fine dell'arcobaleno mi chiedo cosa ci sia. Nessuno lo sa cosa ci troverà, ma un'idea tutta mia. Hey! Un faro dorato è quello che io vorrei. Ruote brillanti son quel che sceglierei. Alla fine dell'arcobaleno. Ehi, 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 ehi! Aspetta un attimo. Allora, la casa è qui, ma l'arcobaleno è laggiù. Adesso non ti sembra molto più lontano rispetto a prima? Sì, è vero. Beh, non possiamo lasciarlo fuggire. Andiamo! Hey! Alla fine dell'arcobaleno, che sorpresa troveremo? Hey! Alla fine dell'arcobaleno, sono le vecchie traversine del binario. C'è qualcosa di molto strano. Ehi, guarda laggiù! Alla fine arriveremo di certo fin laggiù. Siamo così vicini, non resistiamo più. Non per Ultra Thomas! E allora forza e coraggio, Thomas. Voglio dire, Ultra Thomas. Io fossi un super treno, a tutti darei una mano. Ovunque un aiuto servirà, con la super velocità. Wow! Ops! Se io fossi un super treno, userei il super vapore per sconfiggere il male. È invisibile diventare! Non vedo più né te né me! Se tu fossi un super treno, saresti così speciale. Ma se ci provi a pensare, chiunque lo può diventare. Sarei forte, saprei volare. Un super treno voglio diventare. Sarebbe bello, è vero, però sei già speciale e questo lo so. Se fossi un super treno sarei molto famoso. Ma anche senza superpoteri tu sei meraviglioso.
non c'è nessuno che può giocare con me. Volevo un'avventura da vivere per me, ma da solo io lo so, non mi divertirò. Più solo di così non mi son sentito mai. Senza amici insieme a me la vita è fatta di guai. Così solo, così solo. Se a te raggiungi uno, tu uno sempre avrai. Ma in fondo l'importante è star bene con chi stai. Così solo, così solo. Ma usando un po' di fantasia mai più mi sentirò così solo. Cos'è appena successo? Navigare in sette mari puoi diventare un grande re. Con un razzo puoi partire e l'ignoto esplorare. Guarda cosa fanno le locomotive coraggiose! Andare in retro a tutta velocità, fare capriole con agilità, non guardarsi indietro mai, se hai coraggio lo farai. Coraggiosi non vuol dire veloci o far salti pericolosi, dipende tu dal bene che fai e dall'amore che dai. Se sei spericolato non è un gran pregio, senza paura non serve coraggio. Essere sinceri e impegnarsi di più, so che puoi farlo pure tu. Aver paura e non arrendersi mai. Se hai coraggio lo farai. più bella che c'è.
ti mi spari. Quando ridi puoi cambiare la tua giornata sfortunata nella più bella sfampagliata. Da un sorriso a una risata la distanza è fatta. E con noi ce la farai, io lo so. No. Il binario della risata è speciale. È meglio di una gru per sollevare il morale. Persi. Tutti hanno un po' paura, ma alcuni ne hanno un po' di più. E tu lo sai, al buio svengo e temo i panda dello squalo bianco. Tu hai paura dei panda? Sono orsi, Nia. I panda sono orsi. Sì, ma sono più simili a dei procioni. Oh, i procioni sono così carini. Allora, come non detto, adesso mi piacciono i panda. Tutti hanno un po' paura, anche se dicono di no. E la cosa più paurosa per me, montagne russe mi spaventano. Ma proprio come i panda, più ne sai e più coraggio avrai. A tutti succede aver paura, è normale. Dei robot, fantasmi, uccelli, aspirapolveri. Sì, a tutti succede aver paura, è normale. Alla tua velocità il coraggio crescerà. Affronta la paura e affronta l'avventura. Te lo diciamo chiaro, noi non ti abbandoniamo. Hai ragione, è pieno di curve pericolose. Come faremo a tenere al sicuro il mio carico fragile? Beh, dovremo solo unire i nostri cervelli e farci venire una nuova idea. Se ci impegniamo, sì, troviamo un piano B. Sì! O C, o D. E se ci impegneremo, questa consegna faremo. Mi è venuta un'idea! Zucchero, farina, possiamo usare per fermare tutto quanto il resto, sistemando gli ingredienti nel modo giusto. Nic nie szkodzi. Naprawdę? Tak. Popełniłem błąd. Więc to będzie mój sposób na przeprosiny. Tak przecież robi numer jeden. Bardzo łatwo przecież być numerem jeden. Myślałem, że trzeba mieć wielką siłę, nie pozostawać w tyle. Pędzić tak szybko, ile tchu. Puszczyć się cały aż do kół. Dowódcą być, gdy dostawa wielka jest. A myślałem, że bycie pierwszym to banalna rzecz. Lecz trudno jednak być numerem jeden, bo trzeba też innym swą pomoc wciąż nieść. Być przy nich czy słońce, czy deszcz. Szybko do błędu przyznać się. Być szczerym, dobrym i fair. Teraz już wiem, kim jestem nie od dziś. Przyjaciel to skarb i numer jeden ma dla innych być. Czasami jest źle, więc podpowiem, że macie zawsze w noc i w dzień całego mnie. Vi state comportando da sciocchini. A tutti capita di arrabbiarsi, avete solo del vapore da sfogare. Vapore da sfogare? Quando tutto ti va storto e la pioggia ti bagna un po'. Se discuti col tuo amico ed hai una giornata no. C'è un piccolo trucchetto per sentirti più leggero. Ed è facile così e ti togli ogni pensiero. Tu sfoga il vapore.
posso perdermela. Andiamo! Oh, io lo so, e lo sai tu, che non mi batterai mai più. Salgo, scendo, curvo e freno, e consegno in un baleno. Oh, io lo so, e lo sai tu, ti posso sorpassare, mia locomotiva blu. E lo sai tu, la promessa conta di più. Noi lo sappiamo, e lo sai tu, ti spingeremo fin lassù. Ho trovato! Possiamo cantare una ninna nanna, così non si sveglieranno. Vale la pena tentare. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, dolce mio trenino. Thomas, Thomas. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, il binario è il tuo lettino. Sta funzionando, Thomas. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, a vapore lento va. Questo treno dorme già. Continua a cantare, Thomas. Al mattino ti sveglierai e veloce correrai. Ma la notte tu sai che puoi dormire come un re. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, la luna in cielo sta. Dormi, dormi, ciuf, ciuf, questo mio trenino dormirà. Ce l'ho fatta, ho attraversato la miniera! Ed è tutto merito della campana fortunata di Percy! Mi sento fortunato, ho questa campana con me. Niente può succedermi finché io avrò te. Mia piccola campana che mi sai proteggere. Mi sento fortunato, ho questa campana con me. Strani mostri, binari rotti, paura non mi fanno. Con la campana insieme a me i guai scompariranno. Mi sento fortunato, ho questa campana con me.